Io questa non la posso neanche vedere. Sì, 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 no, aspetta un attimo. Non la posso. Non puoi mettere una cosa del genere. Oggi vediamo un gioco leggero ma molto molto divertente. Sto parlando di The Bonfire Game, il gioco del falò, perché il gioco cerca proprio di riprodurre quell'atmosfera che c'è attorno ad un falò quando degli amici, in questo caso dei giocatori, si raccontano delle storie. Lo scopo del gioco sì sarà quello di raccontare delle storie, ma diciamo che sono delle storie un po' particolari. Ne parliamo oggi di questo piccolo gioco, perché alla fine si tratta di un mazzo di carte, proprio perché oggi stesso il progetto vedrà la luce su Ulele, un sito simil Kickstarter di cui vi lascio il link in descrizione. E a proposito di oggi, a proposito di martedì, vi ricordo che ogni martedì siamo in live su Twitch per parlare di argomenti molto variegati del mondo dei giochi da tavolo, giochi di ruolo, eccetera. E nello specifico stasera parleremo di master e giocatori all'interno dei giochi di ruolo, quindi non mancate, vi lascio anche di quello il link in descrizione. Detto questo, direi di non perdere altro tempo, iniziamo a vedere The Bonfire Game. In cosa consiste? Come avete visto, si tratta di un semplicissimo mazzo di carte e, come vi ho detto poco prima, dovete narrare storie. A dire il vero, la struttura del gioco è divisa in due fasi che si alternano l'una con l'altra. Una prima fase un po' più tranquilla, all'interno del quale dovrete pescare e scartare carte fino a cercare di ottenere quelle che più vi interessano per raccontare la vostra storia, e una seconda parte in cui invece racconterete la storia. Vi assicuro che questa seconda parte è il fulcro del gioco ed è sicuramente quella più divertente. Iniziamo però a vedere in cosa consiste il gioco giocandolo. Eccoci qua a giocare a The Bonfire Game. Woo! Perché qua racconteremo storie. Storie dell'orrore. No, non è detto. Di avventura. Ma non è detto. Romanzo. Non è detto neanche. Personaggi quello. Primari, non personaggi secondari. Si parte proprio male. Ognuno parte con 7 carte in mano. L'obiettivo è quello. Vedete qua su alcune di queste carte c'è qua su in alto un numerino. L'obiettivo è quello di avere tutte, cioè 5 carte diverse tra loro, con i numeri che vanno da 1 a 5. Inizia Philos. Bene. Sì, che cosa va? Allora, adesso c'è una prima fase. Fase 1. La prima fase, vabbè, questo si confà come un pesca e scarta. Allora, la prima fase è pesca e scarta, cioè noi continueremo a pescare carte e scartarne tra quelle che abbiamo in mano, rimanendo sempre con un massimo di 7 carte in mano, fino a che non avremo quelle 5 carte di cui vi parlavo. Quindi prego. Pesco. Pesca. L'unica differenza è che in questa prima fase, se lui ne avesse, può giocare le carte imprevisto, che sono quelle rosse, e che può giocare contro una persona. Cambia giro! Cambia giro! Qual era il giro? Io adesso ne pesco una, quindi. Ne pesco una, questa è un tipo di carta che potrebbe servire in una fase successiva, quindi ora me la tengo qua. Ad esempio, io ora uso questo imprevisto. Allora tocca agli occhi, prego. Voli. Imprevisto. Oh. Salta il turno. Swim! Attualmente ho 5 carte diverse, con i numeri che vanno da 1, 2, 3, 5, vuol dire, può valere sia come 3 che come 5, questo da 3, 4 e 5. Quindi io posso dire a questo punto, avendo queste, non pesco e dico, racconto una storia. Bravo. Però non la posso raccontare subito, no. Perché il giro continua. Quando ritoccherà a me, se ancora sono nella stessa condizione, potrò effettivamente raccontarla. E poi ci racconterai. Forse! Però tocca prima Yaki, che potrebbe rubarmi una carta. E invece vi dico, racconto una storia al prossimo. Anche te? Anche lui può raccontare una storia. Cioè, se te sei in grado, la racconti. Se non sei in grado, va a quello successivo, a dire ti racconto una storia. Prego. Pesco. Passo. Ah, no, devo scartare. Allora gli devo raccontare una storia. No, ma mi tocca passare il turno. Non sono pronto a raccontare una io storia. Io me la sto pensando da prima. Io no. Video è arrivato al punto che deve raccontarci una storia. Devo raccontarvi una storia. Come funziona la storia? Ora, la capirete mentre la racconto. Dovrò mettere in ordine queste carte mentre racconto una storia nel range di 4 minuti massimo. Quindi adesso dovrò mettermi un timer di 4 minuti. Attenzione, ancora non siamo entrati nel vivo del gioco. Non vi ho mostrato ancora questa seconda parte di cui parlavo, che è la fase più interessante, dove si raccontano storie. Ma vi avviso fin da subito che non dovete considerare questo come un gioco da tavolo classico. Non è un classico gioco di carte competitivo in cui devo puntare a quello per fare più punti. Lo scopo del gioco è un po' assimilabile a quelli di Cocorino
Cluedo e giochi simili in cui è più importante in realtà la fase di divertimento di gioco, di raccontare le storie, piuttosto che del punteggio vero e proprio, di cui ve ne fregherà davvero davvero poco. Ma vi ho parlato di divertimento quando finora in realtà sembrava un gioco da tavolo abbastanza classico, questo perché, come dicevo, vi manca ancora di vedere la seconda fase. Iniziamo a raccontare storie. I tuoi 4 minuti partono adesso. Siamo su un'isola deserta, una misteriosa isola deserta che però presenta molti pericoli. Pericoli che potrebbero non avere una risoluzione immediata. Almeno 3 rime, grazie. Tua madre. Sull'isola spaventosa c'era una tempesta impetuosa. E una. Quando un fuorilegge si mosse in mezzo ad un gregge di altri fuorilegge. Ok, siamo a 2. Stava cercando in questa missione pericolosa di trovare la sua sposa. Bravo. E siamo a 3, ok, e vai fuori. Che però era morta. Vai. Cosa era successo? Che era morta? Colpo di scena, un personaggio si trasforma in un qualsiasi cosa. Devi decidere te, Massimo. In un drago. Il fuorilegge all'improvviso diventò un drago enorme. Bravo. E cercava ancora la sua sposa, e però non sapeva che era stata seppellita. Solo perché è finito per 30 secondi. Essere uccidere da una feroce bestia. Sì. Combattere contro la bestia feroce, lanciare fuoco a volontà, okay, e uccidere la bestia sotto strazianti urla. Bravo. Così scoprire il mistero. E allora adesso racconti come se fossi il fuorilegge. Mi sono mosso verso quella maledetta bestia e la uccisi con le mie fauci. Dopodiché andrei a cercare la mia sposa, che però l'avevo uccisa io. Come? Perché alla bestia? Quindi vai. C'è una coppia, prende 6 punti. Aspetta, io ho ancora 40 secondi, posso aggiungere dettagli alla mia storia? Aggiungi dettagli. Posso aggiungere dettagli? Il fuorilegge drago ha ucciso la bestia per ucciderla, ma in realtà la bestia era la sua moglie che lui ha ucciso era l'amante della bestia. No, thriller. Quindi in realtà il fuorilegge aveva prima ucciso la moglie e poi ha ucciso l'amante. Come funzionano i punti? Spieghiamolo, perché diciamo che la mia storia è arrivata alla fine un po' strana, forse. Certo. Fai 6 punti perché hai 2 carte dello stesso colore. Più carte dello stesso colore ci sono, più combinazioni di carte dello stesso colore, e più si fa punti. Il gioco continua così, intervallando la fase in cui i giocatori cercano di ottenere le carte migliori per raccontare la propria storia. Sembra una fase un po' riflessiva, nel senso uno pesca a caso, no? In realtà dovete cercare di tenere le carte dei colori che vi servono per fare determinate combinazioni, oppure quelle che magari semplicemente vi ispirano di più per raccontare la storia come la volete raccontare. Quindi è una fase un po' più di studio in cui cercherete di ottenere le carte giuste, e dopo ci sarà la fase del raccontare le storie, di cui adesso vedremo anche altri esempi. E continuerete così fino a quando, in realtà, come vi dicevo, non dovete considerarlo un gioco da tavolo proprio classico. Sì, il punteggio c'è, e all'inizio della partita stabilite un determinato numero di punti a cui arrivare, o semplicemente un determinato numero di storie da raccontare. Però, e lo ripeterò ancora altre volte, non dovete vederlo tanto dal punto di vista competitivo, quanto più vi divertite da morire a raccontare storie folli e impazzite mentre le raccontate. E peraltro, nessuno capirà niente della vostra storia, ma per voi sarà la storia più bella di sempre. 3, 2, 1, via! In un universo parallelo. Oh. E usi racconti solo utilizzando la vocale I. Divi, i grigli, chimminini, i gli uimini, vilini. Ok? Schippini, dilli, divicilli. In pratica, questo povero extraterrestre durante la notte è stato rapito da un bambino. Però il bambino tiene un superpotere: fare la cacca talmente pesante che buca ogni strato del terreno appena la fa. Siamo sulla navicella. Cazzi tuoi! È così! Io non so! Questo potere ce l'ha sempre avuto. Fai un flashback. Del bambino, che è il suo personaggio. Era una notte di ottobre. In realtà questo infante voleva essere buono. La sua famiglia mangiava extraterrestri da quando si ricordava. Avrebbe voluto
ma poi è stato maledetto. Se non avesse mangiato extraterrestri e draghi, la sua cacca sarebbe stata la più pesante del mondo e quindi avrebbe distrutto tutto sotto di sé. Lui non voleva rapinare l'extraterrestre, però lo doveva fare, se no avrebbe cacato nella navicella e avrebbe distrutto tutto, creando una depressione, avrebbe buttato tutti fuori, sarebbero esplosi all'universo. L'extraterrestre è abile, è intelligente, scappa in... E invece no, cambia la soluzione, la risoluzione. Deve esserci un combattimento. Oh no, voleva scappare, ma eppure l'infante lo doveva mangiare, si presenta lì davanti. Lo scarta da un lato, il bambino è goffo, è piccolo, ha le braccine, fanno schifo, piangono, puzzano. E a un certo punto l'infante non ce la fa più, si caca addosso. Buca la navicella, mentre stanno cadendo, l'extraterrestre decide impavidamente di andargli addosso con un ferro e trafiggerlo da un occhio, entrare nel cervello di carne da tutte le parti. Però l'ha ucciso. E grazie alla gravità che si è formata intorno alla cacca, riesce a ripopolare un mondo. Fatto nello stereo. Che fine drammatica. Però aprì una taverna degli avventurieri. Vai. Perché siamo in un mondo fantasy. Ma non ho capito. È un extraterrestre che ha ucciso un bambino? Sì. Okay. Insomma, il gioco è davvero piacevole. È un tipo di gioco che non vi ho detto neanche da per quanti giocatori è, perché di fatto può essere giocato in quanti giocatori volete, fino al limite di carte del mazzo. Però da quello che abbiamo visto e l'abbiamo provato più volte, il numero migliore di giocatori è intorno ai 4 giocatori, perché in di più diventa confusionario raccontare le storie, ognuno che si inserisce con un malus differente. In meno invece magari è, la storia diventa troppo normale, ecco. In 4 giocatori c'è quella via di mezzo perfetta per raccontare storie folli al punto giusto. Quindi ecco, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate dei commenti, ma prima di arrivare alla conclusione vediamo un'altra meravigliosa storia. Facciamo fare la storia a Massi! Massi, fai questa storia, dai! Allora, via! Allora, ci troviamo in mezzo a una giungla. Il protagonista di tutto questo è un personaggio qualunque che dovrà recarsi nella giungla per effettuare come missione un salvataggio. E questo salvataggio, in questo salvataggio deve essere salvato il famoso monarca di Monastir. Senta, personaggio qualunque, la pagherò profumatamente per cercare di trovare questa persona, il monarca di Monastir. E lei è la persona addetta. Il monarca è morto! Allora, il personaggio qualunque prese un coltello e vide una scimmia lì vicino, no, con le fattezze proprio identiche! Racconta come se fosse un telegiornale! E è successo l'irreparabile. Per cercare di truffare un cliente, un personaggio qualunque ha preso un coltello e ha cercato di tagliare totalmente da addosso la pelle del defunto e attaccarla sulla scimmia. Ma il... Ma non è un thriller, è un'avventura! Ma il cliente famoso e ricco si è accorto della truffa. Ha denunciato il personaggio qualunque che ha preso l'ergastolo. Ed eccoci qua. Vi è piaciuto il gioco? Vi è piaciuto vederlo giocare da noi? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. È un gioco sicuramente social. Peraltro l'azienda che lo ha creato, tutta italiana, è un'azienda che si occupa di storytelling e comunicazione, diciamo, in generale. Quindi è evidente che come tipologia di gioco è adatto a tutti. Può essere adatto anche a essere giocato in famiglia, come in un'occasione come un pranzone di Natale, magari un pranzone di Pasqua, che siamo un po' più vicini, ecco. Però secondo me è un'ottima tipologia di gioco social per poter raccontare storie, per poter stare insieme ad amici, parenti o chiunque altro intorno ad un falò a raccontare qualche bella storia. Siamo in una città, raccontando una facendo tre rime. In questa città bellissima c'era casino, una bolgia grandissima, una grongia bandissima, il nostro personaggio che era in moto si vide sfrecciare accanto colpi di fuoco, ma non fa rima, va bene, e slittando verso la sua meta cercava di correre senza pietà.
Sono rime! È benissimo! È debolissimo! È una su tre rime! Però te devi raccontare la storia come se tu fossi la vecchietta che sta facendo la spesa in quel momento e guarda fuori. E pratica! Più pum 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 colpi tutte le parti, ho detto Renata! In caso succede, Renata! Non ci voglio andare lì a fare la spesa, non mi piace! Aspetta,